macchina c'è il pronto soccorso, è lo Pippo, raduno di mountain bike, però non si appizzano sull'albero di piriculusi, mense e verrucchiosi ci saranno anche. Ciao amici, sei cazzo di razza sei? Non vi fermate qua. Ah Cali, che razza sei? Un incrocio di bassotto con Amstaff, con pitbull, fermo. Devo andare in campagna, ieri ci siamo stati, non so se avete visto, ho fatto la live in campagna. Non si vede un cazzo perché là c'è qualcosa che disturba, ci sono più segnali, non prende né la TIM né l'Omnitel. Tutte e due le schede, in un punto prende una, in un punto prende l'altra. Siamo... c'è caldo, maniche corte. Sono messo sta maglietta, così che avevo messo da parte questa t-shirt vecchia, datata, che non mettevo quasi mai perché in estate si squara, che per le passeggiate va più che bene. Ah. Non lo so, non so che cosa, non si può tagliare l'erba perché, cioè, va tagliata lo stesso, ora la devo fare uguale là in campagna. Un po' l'ho fatta sopra dove camminiamo noi. Ora mi vado a fare il pezzo sotto dell'orto, anche se sta piovendo me ne sbatti i coglioni e me lo rifaccio, perché se no cammini, capito, nel marciume, se no vedi si assuma poi troppo marcio ed è impossibile. Mi devo mettere da parte, non si può passare. Infatti un paio di volte ho trovato rosso qua a terra perché si prendevano a legnate, ma tutto ciò fomenta le casse dello Stato. Vedi qua una tagliata, bisogna dargli lo stesso. Perché è così, carissimi. Stamattina parliamo del... cammina. Stamattina parliamo di... volevo chiudere dell'hip hop. Chiudiamo dell'hip hop, del rap, della musica. Mi dice, ma tu non ci sei, non sei uno di quelli che c'è nel ci si deve outro pugni e suckers. Le biciclette, l'erba, le cose buttate a terra, lo stato di abbandono da parte dello Stato e della gente che cerca di attaccarsi da qualche parte, cercando di fare fazione, di appartenere a questo o a quello, questa è la mafia, questa è la partitocrazia, mafia. Ma il terrorismo è diverso, il terrorismo sembra che fa così, ma poi alla fine è tabula rasa. E allora l'hip hop, ne parlo, perché ne posso parlare. E allora, intanto perché sono esperto relativamente a quello che è l'esperienza umana di... niente, ho studiato certe cose, no? E ho praticato certe cose. Ma non che tu sei diventato il campione italiano di mountain bike è del mondo, anzi del mondo, che non lo è, forse manco italiano, no. Comunque. E allora niente, così questi pop italiano, ieri
pop italiano, che non sono rap, funk e cose varie. Ecco, parliamo in genere, ecco, lasciamo stare un attimo. Niente, che non sono riusciti a fare un cazzo, praticamente. Almeno in America hanno avuto un presidente, questa cultura musicale, parliamo di questo, intendiamola come cultura musicale. Non sono riusciti a fare un cazzo, neanche, almeno in America hanno avuto un presidente americano. Sono riusciti a legalizzare la cannabis. Hanno la chiesa della cannabis, hanno delle istituzioni, delle foundation. In Italia non sono riusciti a fare un cazzo, se non mettersi nei guai discograficamente, pagare o non pagare, perché poi bisogna vedere se hanno saldato i debiti degli artisti americani, delle amicizie che poi sono risultate non vere, degli stili impropri. C'è gente che viene conosciuta come hip hop, come rap, che invece è pop, eppure fatto male. Underground che non è underground, che, e non è neanche mainstream. Dei racconti di solite fregnacce e cose così passate per cultura, dei grandi potentissimi che, niente, che muoiono, vengono uccisi o si ammazzano, insomma, passano come, divengono strane malattie, strane cose, e passano come nel dimenticatoio, comunque sembrano manipolati da qualche cosa, come esempi perdenti. Una marea di puttanate scritte in poesia, di rime, di cose che, cioè, che per seguire la rima non dici la verità e ricominci da prima, l'altra volta da capo. C'è una roba che non... questo nell'hip hop. E nel rap solamente un'autofustigazione, un'autoesaltazione del proprio ego, che poi non è affatto vero e non funziona affatto, non è così. Una marea di DJ, di cose che si sono comprati tutte le ristampe, fanno DJ set, fanno scratch, fanno... hanno acquistato sta roba, ci si sono esercitati di sopra, e poi devono fare tutt'altro nella vita per poter, perché non abbiamo tutto sto spazio e tutta sta gente, quindi un sacco di roba venduta così per levarsela. Se fosse cultura, chi se la leva? Se fossero dei dischi rari, chi cazzo se li leva? Tutte occasioni levate a un povero Cristo che ha fallito, che deve... c'erano probabilmente poveri Cristi uno dietro, e niente, tutta questa situazione. In più penso che l'errore più grande, andiamo che ci sono un sacco di cani, ti metti qui in sacco, è il modello sbagliato che è stato preso, praticamente, vieni, praticamente quello inglese e non quell'americano, e di quell'americano hanno preso solamente il lato gangster, perché in Inghilterra non hanno mai fatto... ferma, hanno seguito, diciamo, il modello inglese, il modello francese, il modello svizzero, peggio, paraculi, beh, in Olanda c'è l'hip hop, c'è, ci stava anche Cock la Rocca che faceva le gare della Cannabis Cup, mi pare, di quello olandese.
ho visto delle cose, certo, è un posto così bello. È che là devi avere la fedina penale abbastanza pulita per poterti muovere agilmente, più del normale se sei straniero. Se no penso che ti controllano molto, penso. Se non ci sarebbero sempre cose brutte che ti continuano. Ma questo modello americano non è stato preso tutto, è stato preso a pezzettini, ma non è possibile manco prendere la croma. E quindi sono usciti queste specie di aborti in Italia, di cose che poi sono andate a finire male. E così. Modello inglese, Inghilterra, Francia. Cazzo hanno fatto? Sì, la musica. Ma neanche tanto, non tutta. E allora, che cazzo hanno fatto? Che è sta cultura? È una cosa propria, personale. Cioè, chi riesce a svincolare in questa storia. Io sto scherzando, sono tutti. Cioè, figure da me da freestyler, appassionato di musica, di genere, di studioso di musica e studiato pure. Capisco, mi piacciono quasi la qualunque dell'hip hop, sempre come forma di espressione, così come farsi o del rap. Cioè, tutti gli italiani hanno, anche quelli più scarsi, più scrausi, tante volte escono le cose più geniali o riescono a dire una verità, quelli più gettonati, cose invece hanno un senso anche profondo di umanità, hanno delle vicende personali molto particolari. Danno anche aiutano probabilmente qualcuno, io non sto dicendo, stavo prima esagerando, stavo facendo una digressione, si chiama così, stavo abbabbiando, no? E però quello che è vero è sto fatto che l'Inghilterra, la Francia, anche la Svizzera, non è che sono dei posti, o la Germania, sono dei posti dove è possibile, non si vede un cazzo, dove è possibile dove c'è questa qualcosa dentro la truffa si trova comunque un po' di sorpresa, c'è un certo. Non è proprio truffa su truffa all'infinito, ma alla fine neanche l'Italia è solo truffa su truffa. Sì, però non sono riusciti, sono dei posti dove non riescono. Andiamo, andiamo. Dove non si fa niente, capito? Dove non sono riusciti, non abbiamo avuto un presidente nero, un papa nero, non abbiamo avuto vieni, Tofì, vieni. Non abbiamo avuto, ora non vi sto parlando a livello tecnico, io vi parlo a livello antropologico, culturale, perché quello ho studiato a livello di musica, cioè più approfonditamente, culturalmente. Non vi posso parlare, boh, posso parlare, ma non di tutto. Però mi dovrei informare, se voi sapeste cos'è la critica musicale, quella vera. E bisognerebbe prendere delle informazioni fresche, vecchie, nuove, metterle assieme per fare, per uscire la verità profonda dei termini e delle cose. Poi la classificazione culturale nei film, mettiamo pulp, splatter, horror, musica hardcore, cose. Bisogna vedere hardcore underground, hardcore commerciale,
Infatti io le divido in main dop e underground dop main dock. Cioè d'origine controllata e d'origine protetta. C'è sempre qualcuno che dirige le cose. Bisogna vedere in mano a chi siamo. Ma quello che volevo dire, Londra, l'Inghilterra, cioè gli americani hanno avuto il presidente Nero. Tramite anche l'hip hop, perché si vede nei cosi quando Tila Rock racconta, vieni qua, il Bronx, come erano le case, gli spazi, vieni qui, Toffi, di qui. Ora c'è una lì che avrà il cane tranquillo, ma non si rende conto che i cani hanno anche le mestruazioni, vieni qua, i calori. Vieni. Ecco, quale parte dell'America? Alla fine è tutta. Comunque è successo in America, lì c'è il fermento. Invece voi copiate i modelli quelli là, londinesi, dove svizzeri, tedeschi, francesi, dove sono dei para. Forse i tedeschi sono un po' meglio, non lo so, ma svizzeri, londinesi, dei paraculo pazzeschi, c'è gente che. Se hai i soldi puoi, se non hai i soldi non puoi. La legge non c'entra un cazzo. In America su certe cose, come in Olanda, mettiamo, questo non è simile. Vedi che in America, di qua, di là, capito? Però su certe cose non è così. È invivibile, ho capito, ma su certe cose non è così. Sono riusciti ad ottenere, poi che l'hanno rovinata un'altra volta o la continuano a guastare totalmente, ma su certi diritti e cose dobbiamo ringraziare l'America. L'Italia si è preso dall'America, l'Italia prende dappertutto. Prende mode e culture da tutto il mondo, anche perché è un posto di passaggio di 100.000 culture da sempre. E quindi poi prende anche da tantissime culture e forme etniche. Però quello che non c'è, questo l'hip hop culture. La musica, che non è che se parli perfettamente inglese o americano, sei stato qua o sei stato là, ce l'hai veramente, ve lo garantisco. Ho incontrato gente che portava bandiere di non so di che cultura, che però poi l'ha persa in un attimo. L'ho vista non solo nei miei confronti, magari meno, ma nei confronti proprio di alcune situazioni. Come dei coraggiosi che diventano vigliacchi. O delle persone che non hanno mai avuto coraggio, però che su certe cose poi mostrano una cosa. Insomma, questa è la vita, quella che conosco io. E le cose. Chi propaganda, spinge o a destra o a sinistra, o main, o underground, o di hardcore, o qua o là. La non verità, quindi si fa classificare e classifica così sempre, come se tu non puoi sbavare, uscire fuori dai quadretti della. Io dico da freestyle. Mi viene fare freestyler, devi sapere il classico, cioè la tradizione, se no non puoi fare freestyle. Qualunque cosa fai, anche se uso il rope d'arte, un bastone, o il rap, o l'hip hop, le parole, o le tecniche, o lo fai con la moto, con la macchina. Per fare freestyle devi, uno ci può essere portato, uno meno portato, il talento, le cose, essere spinto da qualche energia particolare, però devi poi passare
passare, già forse ci passi di tuo, solamente che non sai che quello è quello, si chiama così, che quella cosa si chiama così. Devi passare attraverso la storia, le cose classiche, le cose moderne, però chi si fa troppo definire da queste cose, poi definisce gli altri, mano spinge verità, cioè alla fine si ritrova così, eh? Questo in Italia tanta cultura, tutti i pop, tutti, ma non sono riusciti ad avere, non so, un Papa Nero, a legalizzare la cannabis, come sono riusciti in America ad avere un presidente nero, che è una cosa importante. Può sembrare, non significa che non vengano, non ci siano più soprusi, anche perché anche i neri hanno soprusi, appunto. Ma a livello culturale non è sono quelli che sono stati, che devono essere cancellati, che devono essere per sempre resi schiavi in quel contesto, in quella situazione. Quindi hanno vinto, e in più ha vinto tutta la cultura musicale. In America e in tutto il mondo, con l'hip hop cultura, con l'hip hop musica, con la legalizzazione della cannabis, con tanta verità, tante cose, anche se c'è tantissimo male, tante situazioni di armi, tanto degrado, però forse si sparano, ci sono più armi a livello di zona, però qua sembra che ce ne siano di meno, però la gente si ammazza e muore di più, non lo so, io non sto dicendo in tutti gli aspetti, però l'hip hop, se tu pensi, l'hip hop, se tu vedi, vai a vedere Be Real, vai a vedere i Cypress Hill o certi gruppi di cose, vedi che hanno fatto quello che hanno detto di fare, e in più lo disciplinano, hanno i negozi, gli store dell'hip hop, c'è la cannabis, ma è disciplinata, non è una cosa. Anche se per certi aspetti io posso essere contrario, per altri perché hanno delle leggi di mercato, ma comunque favorevole a questo, rispetto a un popolo come l'Italia che fa sta roba, lascia nei croccantini, scatolette, croccantini aperti, che so. Ora tu mi dirai, ma in America anche fanno queste cose. Infatti non sto dicendo questo. Sto parlando di questa, della cultura. Personale, da dove si attinge è quello che spingono. Londra, per quanto c'è il dubstep, la musica dub, il reggae, tutte queste cose qua. Io non vi parlo approfonditamente di alcuni aspetti, ma ve ne parlo di altri culturali. Cioè, questo è l'underground dell'antropologia, si chiama antropologia culturale, e parla dell'interno, delle motivazioni, non è l'antropologia semplice o dell'otologia, antropologia culturale significa entrare dentro le radici e la linfa vitale delle cose, poi il trasporto verso rami di discussioni, o se è tronco, non stiamo discutendo questo perché c'è una sospensione di giudizio, poi per dove discutere quel ramo, quel tronco, in maniera approfondita o in maniera superficiale, bisogna conoscerla e quindi ripassarla, studiarla, prendere i dati e riproporli. Non basta solo parlarne così. Per questo potete trovare 100.000 parlatori,
che vi parleranno di qualcosa, però poi alla fine troverete altri 100.000 che vi diranno l'opposto, con altri dati, perché se ne parla in maniera non con la sospensione di giudizio, cioè si portano delle parti, delle fazioni a queste cose qua, capito? A me questi metodi mi hanno dato, metodologia del linguaggio e fenomenologia, semiotica, semantica, queste cose qua. Quindi l'antropologia culturale è l'underground, la parte più profonda dell'antropologia. E allora, poi se voi volete sapere che musica hanno utilizzato, di chi sono i campioni, se erano amici, da dove provenivano, quanti amici erano, chi era sua sorella, chi era sua mamma, fino ad arrivare al gossip dal lato tecnico, nel caso ve lo racconta, vi raccontano la verità, non fanno un po' di più, si atteggiano. Andiamo. Non è discutibile in questo momento, perché ci vorrebbero 100.000 bocche che parlano assieme, 100.000 dati, capito quello che vi sto dicendo? Quindi quello si deve vedere in un altro aspetto. In un secondo momento si deve discutere di quello, non so quali semi, quali genetiche, quali situazioni e quali altre cose hanno anche introdotto che magari per me non vanno bene. Ecco. Ma intanto per quello che concerne la legalizzazione, il presidente Nero e l'hip hop cultura sono stati presenti nello Stato, nel governo, capito? Sono presenti, sono tutelati. Poi se tu vuoi fare ammazzi delle persone delle persone, vuoi fare ammazzare qualcuno, vuoi fare scorte di droghe legali ma in eccesso o illegali e cose, vuoi, poi sicuramente anche lì ci saranno ste robe, capito? Vabbè, abbiamo finito la passeggiata in Gauri More. Ma non c'entra niente con, invece, con quello che puoi fare senza che nessuno ti rompa il cazzo. Nessuno può dire che la persona di colore è solo nera, è forte, è più forte, ce l'ha più lungo, è anche intelligente, per dire, no? Abbiamo avuto il presidente, lo azzittisci subito. Nessuno può dire che io non posso andarmi a comprare in uno store, in un negozio, una birra o un fiore di canapa o una canna di hashish, quello che è, senza doverlo prendere per strada di nascosto o come se fossi un criminale. Lo puoi fare lì, certo. Quello che non puoi fare è che uno di colore uccide un bianco perché si sente di supremazia superiore, perché i bianchi hanno fatto così. Quello che non puoi fare è, anche se è una cosa legale, buttarti 100 casse di birra addosso, cioè lo puoi fare, però, o farti una scorta di, farti una piantagione di cannabis in eccesso, o trafficare le droghe, quello non lo puoi fare anche dove è legale. Però loro nello Stato, nelle istituzioni, sono riusciti a portare la cultura lì. Non sono dei ciarlatani che parlano di cultura però non riescono a portare a compimento le proprie cose, capito? Che poi finisce che è meglio che vi state zitti un po', se vi piace, ehi, fermo, vi piace il video, vi mettete e poi ve lo facciamolo col carro armato qua. Carro armato.
Ti dirò che già mi hanno asciugato i minchia, proprio mi stai facendo due coglioni quando la casa sta.